Ehi, ben ritrovati ragazzi al tubo del Gecori, eccoci con un nuovo episodio di Dead Space. Nella scorsa puntata eravamo rimasti bloccati, cioè almeno io ero rimasto bloccato qua, davanti a questo stracazzo di meteorite. E non riuscivo, mi sposto perché non si sente niente. Come vedete dagli obiettivi dobbiamo posizionare il radiofaro, distruggere i legami gravitazionali così da mandare quel meteorite gigante in orbita con il nostro radiofaro che ci darà quindi il nostro segnale di soccorso alle astronavi vicine. Il problema è che non riuscivo a saltare su quel cazzo di meteorite, perché quei cosi che passano, quegli archi, mi tagliavano sempre a metà. E mi avete scritto nei commenti di provare ad andare dall'altra parte, quindi esternamente all'astronave, e magari lì non vengo preso dagli archi. Quindi adesso ci proviamo, sperando di non rimanere tagliati per l'ennesima volta. Effettivamente questi due archi fanno mezzo giro, non fanno un giro completo. Quindi, teoricamente, io posso fare una roba del genere, che salto qua, aspetto che, esatto, che passino, e faccio così, poi via, accesso al vuoto, via, ecco, che cazzo, pure qua state voi maledetti, ma non, oh, devo posizionare il radiofaro, cos'è stato? C'è qualcosa che mi spara. Ah, devo distruggere anche quei cosi là, ma ce la faccio con l'aria? Secondo me no. Fermati. Fermati. Boom. Ok, 60. Ma chi è? Ma c'è ancora te. Fermati. Ma va, ho finito la stasi. Non ci credo. Non ci credo, ragazzi. Ho finito la stasi, che sfiga di merda. Questi? Devo uscire? Che brutta fine. 50%. Dai che ci sono dentro. Ma ho finito i ma non ho parole, veramente. Oddio, ho finito i colpi di tutto. Attenzione. Il carico 8772 non è più assicurato. Il personale non addestrato deve evacuare la zona. Io devo aspettare che questo si libera, così. Uscita dal vuoto. Sì. Sì, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, è tutto disattivato. Ora devo andare nell'altra sala praticamente, no? Cos'è questo rumore? Ah, sono rimasti tagliati. Scemi. Ma tu, ma cosa stai facendo? Brutto schifoso. Puoi salire, grazie. Ok, qua devo prendere questo affare qua. Perché esce del fuoco? Veloce! Si è spaccato tutto qua sotto. È un casino. Ah, brucia, brucia, no Isaac, non morire! Non morire, so che brucia, ma resisti. La madonna, Isaac. Resisti, resisti. La cena sarà servita in mezzo tra 10 minuti. 10 minuti? Effettivamente c'ho un po' di fame. Hanno detto che ci dovrebbe essere la pizza oggi a cena, speriamo bene. Ok, devo piazzare il coso. Ma che cazzo. Ok. Oh, voi siete veramente inutili. I cosi... No, 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 no! Vai, lanciamo il meteorite. Carico 8772. Lanciato, fantastico. Radiofaro in funzione. Sì. Pienamente operativo, trasmette su tutta la banda. Ora speriamo solo che qualcuno sia in ascolto. Posizionerò il sistema di ricezione. Penso di aver visto di nuovo mio fratello oggi. Mi ha salutato, come se tutto fosse a posto. Ok, dovrei riuscire a tenere aperto questo canale. Cosa? Il sistema di comunicazione non risponde. Isaac, puoi tornare sul ponte? Dobbiamo attivare il sistema o non potremo ricevere i segnali di risposta alla radiofaro. Ma ce n'ha sempre una questa astronave di merda! Torniamo sul ponte, si è rotto il sistema di comunicazione. Rilevata anomalia pericolosa.
Eccoci. Quarantena attivata. Da dove arriva l'anomalia? Ehi. Oh, ma porca troia. Oh. No, fermo lì. Dove pensi di andare? Ma seriamente non ho più colpi? Aspettate un secondo, Ah, merda. Aia, no, via, muori, pezzo di merda. Scusa. Aia, no, ma perché tutto qui? Ecco. Dove sono gli altri, quelli incazzati neri? Eccoli. Boom. Non ruttare. Scappugni, vuoi vedere? Oh. Ah sì? Oh. Quarantena annullata. Sono finiti? Missione. Raggiungi il ponte, radiofera in viaggio, il suo segnale è forte e chiaro, ora possiamo solo incrociare le dita, sperando che qualcuno lo riceva. Non ci sono molte speranze, ma meglio di niente. Kendra dice che c'è qualcosa che non funziona nel sistema di comunicazioni, il che significa che potremmo anche non sentire le chiamate dei nostri soccorritori. Devo tornare sul ponte e cercare di risolvere il problema. Quindi dobbiamo andare sul ponte. Chi è che ride? Ho sentito qualcuno che rideva. Che cazzo ride? Pezzo di schifoso. Ma io non ho mai munizioni di niente. Ma non è possibile essere così a corto di munizioni comunque. Che schifo fate voi? Via. Vai, un altro livello completato. Lindon. Ci siamo. Ha risposto una nave militare, la USM Velos. Non so cosa ci facesse da queste parti, ma pare abbia ricevuto il nostro segnale di soccorso. Però se non possiamo trasmettere niente risposta, aprirò la porta della sezione comunicazioni. Entra là dentro e trova la postazione di controllo. Vado. Chi è? Ma chi cazzo è? Oh, ma siamo tornati qua. Non avevo capito che stavano tornando qua. Che bello. Ragazzi, con calma. Aia. Merda! Porca troia! Via! Aia! Oh, questi corrono! Piano! Cazzo! Sì, le munizioni, mannaggia a te, Isaac! Mannaggia a te veramente! No, ma che cazzo fai? Vattene, no? E muori, no? Quarantena annullata. Quarantena. Isaac, la porta della sezione comunicazione è aperta, ma ricevo strani segnali di picco quando comunichiamo. Credo che qualcuno ci stia ascoltando, stai attento. Chi è che ci sta ascoltando? Il dottore. Il bastardo del dottore ci sta ascoltando. Sento qualcosa. Sto salvando la partita ma sento qualcosa. Eccolo. Muori.
Questi sono i peggiori, ragazzi. Sono veramente i peggiori. Perché gli devo sparare gli arti. E l'ho capito adesso. Cioè, quei tentacoli che gli escono, devo sparargli. Che cazzo. 6 ore per capire come ucciderli. Quanti ce n'hai ancora? Siete finiti? Grazie. Mamma mia, perché non ho... Cioè, sbagliavo il metodo con cui ucciderli. Continuavo a sparargli alla faccia, ma in realtà bisogna sparargli a questi cazzo di tentacoli che gli escono e gli si appiccicano alle pareti. Fortunatamente l'ho capito, cioè sfortunatamente l'ho capito 3 ore dopo. Oh, sei vivo? Sei un mutante? Cosa sei? Ma non è op, ciao. Basta. Ma non è op, ciao. Basta. Basta. Ciao a tutti, ragazzi. Ma voi siete fuori, ma voi siete completamente fuori. Ma tu che cazzo sei? Dove ti spara a te? Finito pure i colpi. Se poi... No. Ma stiamo scherzando? Guarda lì. Quel mutante c'aveva la giacca. Che cazzo è? Ok, ragazzi, anche questo episodio di Dead Space finisce qua. Nel prossimo cercheremo di raggiungere il ponte, dove cercheremo di sistemare il sistema di comunicazione per riuscire a comunicare con la nave che ha ricevuto il nostro messaggio di soccorso. Quindi forse riusciranno a venire a salvarci da questo inferno. Quel mutante con la giacca è veramente l'ultima cosa che mi sarei aspettato. Pensavo fossero finiti i tipi di mutanti, perché effettivamente ne abbiamo visti tanti. Ne abbiamo visti di tutti i tipi, quelli incazzati neri, quelli grossi, quelli che abbracciano, quelli che baciano, di tutti i tipi. C'è anche il mutante con la giacca. Meglio di così non ci poteva andare. Se l'episodio vi è piaciuto, lasciatemi un bel pollicione in su, commentate qua sotto, fatemi sapere cosa ne pensate. E ovviamente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. E ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio, ovviamente qua sul tubo del Geco.